qua con una nuova idea. Ho realizzato questa bellissima maglia che l'ho chiamata Top Estivo Profumo di Verde, perché è proprio bello. Ho fatto un punto semplicissimo, facile da realizzare, con questo tipo di merlettino tutto intorno, che è veramente bello. Si possono indossare sia così anche abbassare le spalline, come volete voi. Questa maglia si può realizzare in qualsiasi tipo di taglia, qualsiasi tipo di colore, sfumato, come volete voi, e anche per bambina, perché è un punto molto semplice e bello. Si può anche realizzare più lunga, si può realizzare come tipo vestitino, come volete voi, decidete voi. Io vi rendo l'idea di com'è il lavoro. Adesso ve lo faccio vedere bene anche la parte sopra, vedete? Adesso vi faccio vedere tutto il lavoro completo, girato, vedete, piano piano gira il manichino, vedete com'è bello, come scende indietro anche bene, vedete, è perfetto, vedete che bello, perfetto, vedete. Bene, io spero che vi sia piaciuta questa anche idea. Adesso passiamo al tutorial. Ok, per fare questa bellissima maglia io ho utilizzato questo bellissimo filato che è il Delfino Filo di Scozia numero 3, vedete che bel verde. E questo è 100% il cotone, in metri, 100 grammi, 272 metri, con l'uncinetto le 3, il colore è 458, bagno 73, vedete? Bene, io per questa maglia ho anche utilizzato l'uncinetto del, se riusciamo, del 3, ok, e del 2,5. Bene, e per trovare queste bellissime filate basta andare da Salvatore De Prisco e loro hanno vasta scelta di colore di questo bellissimo filato. Basta contattare o andate sul suo sito o su Facebook. Io nel box informazioni vi metterò sempre tutto, anche il numero di cellulare. E niente, sono sempre disponibile per qualsiasi cosa potete contattare. Detto questo, passiamo al lavoro. Ah, io in totale di questo filato ne ho utilizzato 220 grammi. Ok, bene. Detto questo, adesso passiamo al lavoro. Diciamo subito le nostre taglie da fare. Allora, il multiplo di questo lavoro è di 3 catenelle. Ok, adesso vi dirò. Per la taglia 42-44 io metto su 168 catenelle, diviso 3 che è il nostro multiplo, escono fuori 56 motivi. Questo qui non lo contate perché questo qui, questa parte qui, ve lo spiegherò dopo aver fatto il lavoro, perché così non vi sbagliate. Per cui questa parte qui, così, è una cosa dopo che vi dirò. Adesso non interessa a noi le catenelle da mettere. Allora, ripetiamo, per la taglia 42-44, 168 catenelle diviso 3 vengono 56 motivi. Per la taglia 44-46 mettiamo su 186 diviso 3, escono fuori 62 motivi. Per la taglia 46-48 noi mettiamo su 198 catenelle diviso 3, escono fuori 66 motivi. Poi per la taglia 48-50 mettiamo su 216 catenelle diviso 3, escono fuori 72 motivi. Stavo dimenticando la taglia 40-42, noi mettiamo su 150 catenelle diviso 3, escono fuori 50 motivi. Questa parte qui verrà spiegata dopo nel secondo momento che facciamo il nostro lavoro. Ok? Adesso in questo momento mi interessa solamente le catenelle da mettere su. Bene, detto su già tutte le taglie, le catenelle da mettere su, andiamo al nostro lavoro. Voi mettete su per la taglia 40-42 168 catenelle, è la taglia che io andrò a fare. Naturalmente chi farà la taglia più grande metterà più le catenelle. Adesso vi faccio vedere direttamente qua in piccolo campioncino come realizzare, perché è un lavoro molto semplice e veloce da fare. Adesso prendete tutte le catenelle, le mettete dritte e andate alla prima catenella qui iniziale
è andata a fare una maglia bassissima. Ok? Bene. Adesso andiamo a fare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle sono è una maglietta, invece una catenella è di separazione, totale 4. Prendo il filo, rientro dove ho fatto le 4 catenelle, rientro nello stesso punto. E adesso facciamo la maglietta, ma la maglietta la dobbiamo lavorare come vi faccio vedere. Vi avvicino un po' di più così vedete. Prendo il filo, esco, vedete? Esco da 1, così, esco da 2 ed esco da 2, così, e abbiamo formato il primo ventaglietto. Prendo il filo, salto adesso 2 catenelle di base, 1 e 2. Vado nella terza catenella e vado a fare la stessa cosa. Vado a fare una maglietta. Esco da 1, esco da 2, esco da 2. Una catenella di separazione. Vado dove ho fatto la maglia, rientro e vado a fare di nuovo un'altra maglia. Esco da 1, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto il secondo ventaglietto. Vedete? Di nuovo, saltiamo 2 catenelle di base, 1, 2, andiamo alla terza e di nuovo andiamo a fare la maglietta. Però esco da 1, esco da 2, esco da 2. Una catenella di separazione, rientro e vado a fare di nuovo la maglietta. Esco da 1, esco da 2, esco da 2. Così, vedete? Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo fare tanti ventaglietti. Di nuovo, saltate 2 catenelle di base, 1, 2, andate alla terza. Entrate, fate esco da 1, esco da 2, esco da 2. Una catenella di separazione, di nuovo rientro nella stessa maglia, esco da 1, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto un altro ventaglietto. Facciamo tutto il giro così. Finiamo il giro, vedete, ho fatto il ventaglietto, salto, vedete, 1, 2 catenelle, vado alla terza catenella iniziale, 1, 2, 3, vado a fare una maglia bassissima. E questo è il nostro motivo. Praticamente adesso lavoriamo sempre questo motivo qui. Adesso entriamo qui dentro il ventaglietto con la maglia bassissima, così, e rifacciamo di nuovo il ventaglietto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, rientro nel ventaglietto e vado a fare una maglietta. Esco da 1, esco da 2, esco da 2. Adesso vado nel ventaglietto successivo, entro nel foro qui, esco da 1, esco da 2, esco da 2, una catenella di separazione, di nuovo rientro nel ventaglietto e faccio un'altra maglietta, esco da 1, esco da 2, esco da 2. Vedete? Così. Di nuovo, vado nel ventaglietto successivo, entro e faccio una maglietta, esco da 1, esco da 2, esco da 2. Una catenella di separazione, di nuovo rientro e faccio un'altra maglietta, esco da 1, esco da 2, esco da 2. E abbiamo fatto il secondo ventaglietto, detto il terzo. Praticamente il lavoro sarà sempre così. Entro, faccio una maglietta, una catenella di separazione, rientro nel ventaglietto e faccio un'altra maglietta. Così, vedete? Tutto il lavoro così. Vado nel ventaglietto successivo, faccio una maglietta. Ricordatevi sempre che dovete uscire una catenella, poi così entrate, fate una, poi esco da 2, esco da 2, così. Ok? Di nuovo, ventaglietto successivo, una maglietta, esco da 1, esco da 2, esco da 2, una catenella di separazione, di nuovo rientro, esco da 1, esco da 2, esco da 2, così. Facciamo così per tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, vedete? Adesso vado alla terza catenella iniziale, 1, 2, 3, vado a fare una maglia bassissima e chiudo il lavoro. Per ricominciare di nuovo, entrate sempre nel ventaglietto, fate una maglia bassissima e ricominciate di nuovo, 3, 4, scusate, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e rientrate nel foro e rifate di nuovo la maglietta. Così sempre per tutti i giri. Ventaglietto su ventaglietto lavorate ma una maglietta, una catenella e di nuovo una maglietta. Lavorate la maglietta come vi ho fatto vedere, così. Ok?
Ok? Questi saranno i nostri giri che dobbiamo lavorare. Adesso io vado a fare il mio originale con il colore che ho scelto e vi dirò quanti giri ho fatto io. Ok, questo è il mio colore che ho utilizzato. Adesso vi dirò quanti gruppi ho fatto io in giri, perché questo è di giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 giri. Ok? Una cosa vi volevo dire, noi abbiamo utilizzato, se vi ricordate, l'inizio con l'uncinetto lettere. Ok? Però ho visto che iniziava ad allungarsi il lavoro, allora cosa ho fatto? Ogni 5 giri, 1, 2, 3, 4, 5, ho fatto 2 giri con l'uncinetto del 2,5. Vedete? Per cui ho fatto 5 giri con l'uncinetto dei 3, 2 giri con l'uncinetto dei 2,5 e così via. 5 giri con l'uncinetto dei 3, 2 giri con l'uncinetto dei 2,5, fino ad arrivare agli ultimi 4 giri che ho utilizzato sempre l'uncinetto dei 2,5. Perché questo? Perché così, siccome è un punto che tenta ad allargarsi tanto, poi chi vuole allargare allora usa lo stesso uncinetto, allora io ho cercato sempre di mantenere sempre la stessa misura. Se andate a vedere, noi abbiamo su 39 centimetri, vedete, 38, quasi 39 centimetri. La stessa cosa anche da qua, perché così in modo tale non si stringe tanto il lavoro, non si allarga tanto il lavoro. Ok? Adesso dobbiamo fare l'apertura delle maniche. Allora, se vi ricordate, io nel foglietto ho lasciato questa parte qui, vedete che l'abbiamo sottolineato, vedete? Queste qui sono, ogni taglia che viene fatto, utilizzerà questi ventaglietti da lavorare, che adesso vi spiegherò. Adesso vi faccio vedere. Iniziamo con io, noi stiamo facendo la taglia 42-44. Adesso noi andiamo a lavorare 17 ventaglietti, ok? Invece chi fa la taglia 44-46 lavora 19 ventaglietti, chi fa la 46-48 lavora 20 ventaglietti, invece chi fa la 48-50 lavora 22 ventaglietti e chi fa la taglia 40-42 fa 15 ventaglietti. Per cui noi adesso con la nostra misura lavoriamo 17 ventaglietti, ok? Prendiamo il nostro uncinetto, adesso io utilizzo di nuovo un uncinetto del 3 e vi faccio vedere. Ok, adesso abbiamo detto che per la nostra taglia che stiamo facendo lavoriamo 17 ventaglietti. Ok, siamo già nel foro, vado a lavorare 4 catenelle, entro nel foro e vado a lavorare di nuovo il mio ventaglietto 1, vado nel successivo, lavoro il secondo ventaglietto. Vado in successivo, lavoro il terzo ventaglietto e così fino ad arrivare totale 17 ventaglietti. Ok? Allora, noi adesso abbiamo lavorato 17 ventaglietti: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Per chi fa la mia taglia 42-44. Invece vi riprendo il foglio perché non voglio che poi mi scrivete di nuovo per tante volte, ma io non ho capito quanti ventaglietti devo lavorare per fare le maniche. Allora vi ho praticamente fatto una scrittura così non vi potete sbagliare. Adesso noi abbiamo lavorato 17 ventaglietti per la taglia 42-44 con 168 catenelle. Adesso invece per la taglia 44-46, e chi ha fatto 186 catenelle lavora 19 ventaglietti. Invece per la 46-48 lavora 20 ventaglietti, per la 48-50 lavora 22 ventaglietti. Per la taglia piccolina invece che ha fatto con 50, 150 catenelle ne lavora 15 ventaglietti, ok?
Per cui questi qua che abbiamo fatto noi, ne abbiamo fatto 17 per la nostra taglia. Adesso andiamo a fare sempre per la nostra taglia, chi ha fatto 17 ventaglietta lavora 61 catenelle. Chi invece lavora con 19 ventagliette con la taglia 44-46 andrà a fare 69 catenelle. Invece chi ha fatto con i 20 ventaglietti, parlo di queste che stiamo facendo noi, fa 73 catenelle. Invece chi fa 22 ventagliette lavora fa 74 catenelle. Per la taglia piccolina, che è la 40-42, si è fatto 15 ventagliette e mette su 53 catenelle. Per cui noi adesso per il 17 ventagliette mettiamo su 61 catenelle. Per cui andiamo a fare 61 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via. Ricordate, dopo i 17 ventagliette mettete su 61 catenelle. Chi ha fatto le taglie si vede che c'è scritto 69, 73, vedete? 74, 53. Queste sono per le altre taglie, 22 ventagliette. L'inizio parliamo di qua, ok? Come abbiamo fatto noi, 17 ventaglietti, vedete l'inizio. E più mettete ora 61 catenelle e andiamo a fare 61 catenelle. Io già ne ho messe 10, vado avanti fino a 61. Beh, ho fatto, vedete, dopo 17 ventagliette abbiamo fatto 61 catenelle, ok? Adesso saltiamo, noi che stiamo facendo sempre la taglia 42-44, saltiamo 11 ventaglietti. Chi invece fa la taglia più grande 12 ventagliette, chi la fa ancora più grande 13 ventagliette, vedete che c'è tutto scritto, chi la fa ancora più grande 14 ventagliette deve saltare, chi la fa la taglia piccolina che è la 40-42 ne salta 10, noi invece adesso ne andiamo a saltare 11 ventaglietti, per cui questo ci sono le 61 catenelle qui, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Andiamo alla dodicesima ventaglietto, entriamo e lavoriamo il ventaglietto. Catenella, rientro e faccio il ventaglietto. Vedete? E qua la parte della manica che abbiamo fatto. Ok? Adesso dobbiamo rilavorare di nuovo 17 ventaglietti. Andiamo a lavorare. Totale 17 ventaglietti. Ok? Uno l'abbiamo già fatto. Uno l'abbiamo già fatto perché qua andiamo nel secondo, lavoro il secondo ventaglietto. Vedete? Andiamo a rilavorare di nuovo le 17 ventaglietti. Naturalmente chi ha fatto il taglio più piccolo o più grande ne lavora di come ha iniziato, ok? Che ne so, per esempio la taglia 44-46 sono 19 ventaglietti, lavorate di nuovo 19 ventaglietti e così via. Spero che riuscite a capire perché è più facile di così, ragazzi, non riuscirei proprio a spiegarvelo. Ok, io adesso vado a lavorare totale 17 ventaglietti di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faccio totale 17 ventaglietti. Okay. Dopo abbiamo riunito, vi ricordate, la prima manica, abbiamo rilavorato di nuovo 17 ventaglietti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Adesso di nuovo andiamo a fare 61 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e così via, fino a 61 catenelle. Naturalmente per chi ha fatto la mia taglia, chi fa la taglia più grande ne fa 69 catenelle, 73 e così via. Io vi ho messo apposta tutto per non vi poter sbagliare. Ok? Bene, adesso io vado a fare le 61 catenelle. Ho fatto le mie 61 catenelle, ok? Prendo il filo. Adesso andiamo a saltare come prima 11
Mentaglietti, per cui noi siamo qui, vedete? Questo è l'ultimo mentaglietto che abbiamo fatto. Saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ci andiamo ad attaccare dove c'è l'inizio del nostro lavoro. Per cui andiamo a fare una maglia bassissima alla terza catenella, 1, 2 e 3. E andiamo a riunire qui la nostra seconda manica. Vedete? Adesso un altro momento qui dentro per farvi vedere il lavoro. Ecco qui, vedete cosa abbiamo fatto. Abbiamo iniziato con le 17 catenelle, 17 ventaglietti, poi abbiamo fatto 61 catenelle, abbiamo saltato 11 maglie. Alla dodicesima ci siamo riuniti, abbiamo di nuovo lavorato totale 17 ventaglietti, poi di nuovo 61 catenelle, abbiamo saltato di nuovo 11 ventaglietti. Alla terza catena iniziale abbiamo riunito la nostra seconda manica. E le stesse cose dovete andare a fare qui con le altre misure. Iniziate con 19 ventaglietti, poi fate 69 catenelle, lavorate, saltate 12 ventaglietti, rilavorate di nuovo 19 per esempio ventaglietti, 69 catenelle, saltate, vedete, le 12 ventaglietti, e così via con le altre le taglie. Ok? Così vi ritrovate, vedete, le maniche. Ok? Bene, adesso vi faccio vedere come continuare. Bene, adesso iniziamo a fare, dobbiamo lavorare tutte in maglie basse, per cui vado qui dove ci sono la prima catenella che abbiamo riunito con la maglia bassissima, faccio una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Così questo è l'inizio e mettiamo il nostro segnapunti dell'inizio. Ok? Adesso vado qui nel foro, ok, qui dentro, e vado a fare una maglia bassa. Dove c'è la maglia alta, entro e faccio una maglia bassa. Dove c'è la maglia alta, entro e faccio una maglia bassa. Nel foro qui faccio una maglia bassa. Dove c'è la maglia alta, faccio una maglia bassa. Qui dove c'è la maglia alta, faccio una maglia bassa. Dove c'è nel foro faccio una maglia bassa. Praticamente lavoriamo dove ci sono le maglie alte, facciamo le maglie basse. Dove c'è nel foro, che c'è la catena di separazione, si fa sempre la maglia bassa. Per cui vado qui dove c'è la maglia alta, lavoro a maglia bassa. Dove c'è la maglia alta, qui faccio la maglia bassa. Qui nel foro faccio una maglia bassa. La maglia alta faccio una maglia bassa. Così per tutto il giro, vedete? Così. Maglie basse. Su ogni maglia alta dove c'è nel foro una maglia bassa, così, ok? Lavoriamo così. Ho lavorato, vedete, tutte le maglie basse. Adesso sono qui dove ci sono le catenelle. Ho lavorato fino all'ultima maglia alta, vedete, nel foro una maglia bassa, nella maglia alta una maglia bassa. Ora nella prima catenella entrate e fate una maglia bassa, così. Nella catenella successiva la maglia bassa, state attenti che non si nascondono i punti, ok? Cercate di stare molto attenti. Così, vedete? Ogni catenella sottostante è una maglia bassa. Così. Lavorate tutto così, lavorate tutte le maglie basse, arrivate qui dove c'è la maglia alta, lavorate la maglia bassa, nel foro una maglia bassa, dove c'è la maglia alta, lavorate la maglia bassa e così via. Dovete fare tutto il giro fino all'inizio di qua, con le maglie basse, ok? Facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, vedete, di maglie basse, abbiamo fatto tutto, ok? Siamo arrivati qui dove c'è il segnapunti. Togliamo i segnapunti e andiamo, entriamo qui dentro e facciamo una maglia bassissima. Ok, vi faccio vedere, vedete, abbiamo fatto tutte le maglie basse, ok, dappertutto, da qua, tutto qui, tutto dietro, tutto, ok. Adesso iniziamo il nostro motivo. Adesso iniziamo il nostro motivo, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, equivalgono a una maglia alta. Però adesso, invece di lavorare così, dobbiamo praticamente girare il lavoro, lavorare praticamente al contrario, vedete? Così. Lavoriamo al contrario, invece di lavorare così, dritto,
stiamo lavorando al contrario, per cui abbiamo fatto le 3 catenelle. Adesso dobbiamo andare a lavorare la seconda maglia. Invece di prendere la maglia così, con tutte le 2 catenelle, vedete, andiamo a prendere solamente una catenella di qua, qua, solamente questa, la parte di dentro, vedete? Questa parte qui. Entriamo e facciamo adesso una maglia alta normale. Andiamo nella successiva, vedete, prendiamo così e facciamo la terza maglia alta. Così. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3. Alla quarta entriamo sempre così e facciamo una maglia bassa. Così. 1, 2, 3. 4, 5, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, alla quarta andiamo a fare 3 maglie alte, 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3. Questo è il nostro motivo, vedete? Ricominciamo, facciamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, andiamo nella successiva e ricominciamo di nuovo. 3 maglie alte, 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3. Abbiamo lavorato le 3 maglie alte, vedete? Adesso le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 4 maglie, 3 maglie, 1, 2, 3. Alla quarta entriamo sempre così e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, alla quarta andiamo a fare una maglia alta, 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3 e abbiamo rifatto di nuovo il nostro motivo, vedete? Fate una catenella di separazione, saltate una maglia di base e ricominciate di nuovo lavorando 3 maglie alte. Saltate 3 catenelle di base, alla quarta fate una maglia bassa, 5 catenelle, saltate 3 maglie di base, alla quarta fate 3 maglie alte. Poi di nuovo saltate fate una catenella di separazione, saltate una maglia e ricominciate. Vedete? Ricordatevi sempre di lavorare solo una parte della catenella. Ok? Rifacciamo tutto il giro così. Finisco il giro, vedete, con le 3 magliette, vedete? Adesso facciamo una catenella di separazione, come abbiamo fatto qui, vedete? E qua andiamo, saltiamo, vedete, la maglia, andiamo direttamente alla terza catenella iniziale, così, e facciamo una maglia bassissima, vedete? E abbiamo fatto la stessa cosa dappertutto. Adesso facciamo il secondo giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo nella seconda maglietta sottostante e lavoriamo la maglietta. Nella terza maglietta sottostante lavoriamo la maglietta. Abbiamo rilavorato le 3 magliette. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo nel primo foro e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3. Nel foro successivo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. E dove ci sono, vedete, le 3 magliette, lavoriamo nella prima maglietta, lavoro la maglietta, vado nella successiva maglietta, lavoro la maglietta e nella successiva maglietta, lavoro la maglietta. Vedete? Abbiamo rilavorato di nuovo adesso il motivo così. Adesso qua avevamo lasciato una catenella di separazione, adesso ne lasciamo due, 1 e 1, 2 e ricominciamo di nuovo, lavoriamo le 3 magliette. Entro nella prima e lavoro la prima 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3, ok? Scusate, successiva 3. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo foro e faccio una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, nel foro successivo una maglia bassa. 3 catenelle e vado a lavorare le 3 magliette, vedete? 1, vado nella successiva 2, nella successiva 3.
Qui abbiamo fatto una catena di separazione, invece adesso ne facciamo due, uno e uno, due. E ricominciate di nuovo le tre magliette, poi 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, lavorate le tre magliette, 2 catene di separazione, ricominciate 3 magliette, 3 catene di separazione, maglia bassa, 3 catene di separazione, maglia bassa, 3 catenelle di separazione, lavorate di nuovo le tre magliette. Così tutto di nuovo il nostro secondo giro. Finisco il giro con le tre magliette, adesso 2 catene di separazione e alla terza catena iniziale finiamo il nostro giro. Adesso andiamo a fare il terzo giro. Facciamo sempre 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo a lavorare sempre le nostre tre magliette totali, 2. Andiamo nella successiva, 3. Abbiamo lavorato di nuovo le tre magliette, ok? Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo, andiamo direttamente in questo foro piccolino, questo lo saltiamo, andiamo in quello secondo, entriamo e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ci sono le tre magliette, entro e faccio le tre magliette, 1, vado nella seconda, 2, nella terza, 3. Ok? Adesso invece abbiamo fatto, se vi ricordate, prima una catenella, poi la seconda 2 catenelle di separazione. Adesso ne facciamo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ci sono le tre magliette, lavoro le tre magliette, 1, 2 e 3. Così. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto questo foro, vado nel foro successivo che è nel centro, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a lavorare le tre magliette, vedete, 1, 2 e 3. Qui avevamo 2 catenelle di separazione, ne facciamo adesso 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo lavoriamo le tre magliette, 1, 2 e 3 e cominciate, ricontinuate 5 catenelle, saltate questo foro, fate qua al centro, fate una maglia bassa, 5 catenelle, lavorate le tre magliette, 5 catenelle, lavorate le tre magliette, di nuovo così via per tutto il terzo giro, vedete? Così. Il terzo giro con le 5 catenelle, andiamo qui alla terza catena iniziale, facciamo una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il quarto giro. Facciamo sempre le 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoriamo anche le altre due magliette, 2 e una, 3. Ok? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nel primo foro e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nel foro successivo e facciamo una maglia bassa, così. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove ci sono le tre magliette, lavoriamo le tre magliette, 1, 2 e 3. Adesso facciamo qui 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo 2 catenelle, 1 e 2, andiamo alla terza qui, facciamo una maglietta, 3 catenelle. Rientro e vado a fare un'altra maglietta, praticamente abbiamo fatto un ventaglietto, ok? 2 catenelle di separazione, di nuovo le tre magliette, 1, 2, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, nel primo foro una maglia bassa, 2 catenelle. Nel foro successivo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo qui alle maglie, dove ci sono le magliette, lavoriamo le magliette, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Adesso dove ci sono le 5 catenelle, salto 1, 2 alla terza, faccio una maglietta, 3 catenelle di separazione e dove ho fatto la maglietta rientro, faccio la maglietta. E così ho fatto una V, vedete?
2 catenelle di separazione e di nuovo lavorate le 3 magliette, poi 3 catenelle a maglia bassa, 2 catenelle a maglia bassa, 3 catenelle di nuovo le 3 magliette, 2 catenelle di separazione, la terza catenella lavorate 3 ma una maglietta, 3 catenelle, una maglietta nella stessa catenella, 2 catenelle di separazione di nuovo le 3 magliette, così tutto il quarto giro, ok? Finisco il giro, vedete, ho fatto il ventaglietto, le 2 catene di separazione, adesso la terza catena iniziale facciamo la maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il quinto giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoriamo come sempre le totali 3 magliette, 2 e 1, 3, ok? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo direttamente, vedete dove ci sono le 2 catenelle. Entriamo qua dentro e facciamo una maglia bassa. Facciamo 1, 2, 3 e andiamo a lavorare di nuovo le 3 magliette. 1, scusate, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Adesso andiamo qua dove c'è la B, ok? Entriamo e facciamo 7 magliette qua dentro. 1. Rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6, rientro 7. Abbiamo lavorato 7 magliette dentro la B, il ventaglietto. 2 catenelle di separazione e di nuovo lavoriamo le 3 magliette. 1, 2 e 3. Ok, 3 catenelle, 1, 2, 3 e dove c'è, vedete le 2 catenelle qua dentro, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo lavoriamo le 3 magliette, 1, 2 e 3. Facciamo 2 catenelle di separazione e dove c'è di nuovo il ventaglietto lavoriamo 7 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Rientro 4, rientro 5, rientro 6, rientro 7. Abbiamo lavorato 7 magliette, 2 catenelle di separazione, di nuovo lavoriamo le 3 magliette, poi 3 catenelle, una maglia bassa qui, 3 catenelle, le magliette, poi qui dentro nelle 2 catenelle di separazione, 7 magliette, 2 catenelle di separazione, di nuovo le 3 magliette, così tutto il quinto giro, ok? Finiamo il giro con le 7 magliette, 2 catene di separazione, la terza catena iniziale. Andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il sesto giro, 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo a lavorare come sempre le 3 magliette totale. Abbiamo fatto 3 magliette. Adesso facciamo una catenella di separazione. Andiamo direttamente dove ci sono le 3 magliette. Per quello qui faccio le 3 magliette, 1. 2 e 3, così. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare le 7 magliette. Vado nella prima maglietta e faccio la maglietta. 2 catenelle di separazione, vado nella seconda maglietta e lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione, vado nella terza maglietta e lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione. Vado nella maglietta successiva e lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione. Vado dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione. Dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione. Dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. Vedete? Così. 2 catenelle di separazione. Vado a lavorare 3 magliette. 1. 2 e 3. Vedete? Questo è il nostro giro. Ogni maglietta sottostante con 2 catene di separazione. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso avete fatto le 3 magliette, una catenella di separazione, andate a lavorare direttamente dove ci sono le 3 magliette. Qui entrate, lavorate le 3 magliette. 1, 2 e 3. Così, vedete?
Vedete? Due catenelle di separazione e di nuovo andate a lavorare ogni maglietto. Lavoriamo la maglietta, due catene di separazione, maglietta, due catene di separazione, maglietta, due catene di separazione, maglietta, due catene di separazione e così via. Due catene di separazione, tre magliette, poi una catena di separazione, saltate tutte queste, andate direttamente dove ci sono le tre magliette, lavorate tre magliette, così via tutto il sesto giro. Facciamo il giro, vedete? Con le due catenelle, la terza catena iniziale, facciamo la maglia bassissima. Ok, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a fare l'ultimo giro, che è il settimo giro, e vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Nel settimo giro iniziamo a fare di nuovo 3 catenelle, 1, 2, anzi 2 catenelle. Vado nella seconda maglietta, entro, faccio una mezza maglietta e chiudo tutti e due i punti così. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Vado dove ho fatto la prima catenella, entro, faccio una maglia bassa. Praticamente abbiamo fatto un pippiolino. Adesso vado direttamente qui. Non nella prima maglietta, vado nella seconda maglietta, faccio un'altra mezza maglietta. Vado nell'ultima maglietta e faccio un'altra mezza maglietta. Chiudo tutti e tre i punti, così. Adesso andiamo qui direttamente, facciamo una catenella, vado dove c'è la prima maglietta, vado a fare tre magliette chiuse insieme, uno, rientro due, rientro tre. Chiudo tutti e quattro i punti, così. Di nuovo una catenella di separazione, vado nella successiva, faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme, 1, 2, rientro 3. Chiudo tutti e tre i punti. Una catenella, di nuovo vado qui nella terza maglia e faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo tutti e quattro i punti, 1, 2, 3. Adesso una catenella, anzi 2, 3, 4 e 5, 5 catenelle. Andiamo nella seconda catenella qui così e facciamo anche qui un pippiolino. Una catenella di separazione, vado qui nella maglietta e vado a fare di nuovo 3 magliette chiuse insieme, 1, 2, e 3. Chiudo tutti e quattro i punti così. Vedete? Adesso di nuovo diamo una catenella, andiamo qui nelle magliette successive e ricominciamo sempre 3 magliette chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo tutti e quattro i punti così. Una catenella di separazione, andiamo qui nella penultima maglietta, anche qui faccio 3 magliette chiuse insieme, 2 e 3. Chiudo tutti e quattro i punti. Vedete? Così. Nell'ultima maglietta facciamo adesso 2 catenelle e questa maglietta qui la salto. Ok? Vado direttamente nella prima maglietta dove ci sono le tre magliette. Entro, faccio una mezza maglietta, vado nella seconda, faccio un'altra mezza maglietta, chiudo tutti e tre i punti. Vedete? Come abbiamo fatto qui. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella prima catenella e faccio una maglia bassissima, bassa scusate, così. Vedete? Di nuovo una catenella di separazione, ok? Andiamo qui, anzi no, scusate, qui non ho fatto catenella di separazione, niente, qui niente catenella di separazione. Salto la maglietta, vado nella successiva, faccio di nuovo una mezza maglietta, vado nella successiva, faccio un'altra mezza maglietta. Chiudo tutti e tre i punti, così. Vedete? Adesso andiamo qui, facciamo 2 catenelle di separazione e di nuovo iniziamo nella prima maglietta, facciamo 3 magliette chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo tutti e quattro i punti, una catenella, vado nella successiva, faccio 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Chiudo tutti e quattro i punti, una catenella di separazione. Di nuovo vado nella terza, faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme, vado un po' più veloce perché ormai l'avete capito che sono 3 magliette chiuse insieme. Così, 3, vedete?
1, 2, 3. Adesso andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Vedete? Vado qui, una catenella. Vediamo se abbiamo fatto qui catenella. No, non l'abbiamo neanche fatta. Ok, vado qui nella successiva e faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudo tutti e 4 i punti. Una catenella di separazione, di nuovo vado nella successiva e faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme, 2 e 3. Chiudo tutti e 4 i punti. Una catenella di separazione, vado nella penultima maglietta, penultima maglietta e faccio anche qui 3 magliette chiuse insieme, 1, 2 e 3. Chiudo tutti e 4 i punti. Vedete? Così. 2 catenelle di separazione e ricominciate di nuovo. 2 magliette chiuse insieme, poi pipiolino, di nuovo una senza catenella, saltate la prima maglietta, fate 2 magliette chiuse insieme, poi qui invece 2 catenelle e così via. Vedete? Questo è l'ultimo giro. Questo giro con una catenella, vado qui, vedete dove abbiamo fatto le 2 catenelle? Entro qua dentro, faccio una maglia bassissima. Cammino con la maglia bassissima, poi così vado a chiudere il filo, vedete, taglio e lo vado a nascondere. Adesso vado a nascondere il filato e poi vi faccio vedere. Ecco qua la maglia realizzata, vedete? Sia di qua che la parte di qua, vedete com'è bella. Adesso chi vuole, che mi sembra un po' larga la parte di qua, può praticamente cosa fare? Entrare, vedete? Questa è la parte del lavoro. Entrare nella parte della catenella, ok? Fate delle maglie, dei giri con maglie basse e nel secondo giro fate ogni tanto delle diminuzioni. Io andrò a fare questa cosa qui dopo, per cui chi lo vuole fare, chi le va bene così e non serve più fare nulla, perché vedete com'è bella? Lo mettete bene, vedete? Il lavoro è perfetto, come ve l'ho spiegato, è venuto bene, vedete? Vedete com'è bello? Visto? Bene, io spero che vi sia piaciuta questa idea e che devo dire grazie a tutti voi e a presto al prossimo tutorial. Ciao ciao!